Allora, vediamo un po'. Oggi cucini Maria Rosaria? Sì, come si rispondi tu? cucino Ti ha io, chiesto se cucini. e ho capito cucino E io, tu che ma non ci rispondi? riesco. Che rispondi? Sì. Benissimo. Poi piano piano, oggi vediamo un po' com'è la ricetta. Avete comprato tutti gli ingredienti? Sì, Sì, a posto. amore. C'è qualcosa che non avete trovato? La mortadella va bene, signora. Va bene, sì, al posto dei wurstel. Va Poi, sì. bene, sì. Adesso chiediamo a Elsa. Ah, che pizza facciamo? Buongiorno. Buongiorno, ciao. Come state? Tutto bene? Buongiorno, signora Elda. Buongiorno, Elda, che signora. Vabbè, Io sono il più grande di voi. è forte. Allora, Allora, buongiorno. ci siamo tutti, penso. Sì. Sì, amore, dopo ti devo dire una cosa, Sì, dopo. va bene. Ok. Allora, Elda, a te la parola, buongiorno. 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 Mi sentite? Sì, Luca, solo che tu hai tanti computer accesi. Non vedo nessuno. Allora, adesso che parla la signora Elda, io disattivo il microfono a tutti, va bene? Allora, Opla, ho posso? sbagliato. Elda, non ti vediamo. Neanche io vi vedo. Comunque, mi sentite? Sì. Allora, voi avete delle zucchine, 4, 5, quante ne avete? Quante chiese abbiamo già? Quattro chiese abbiamo. E le fettate a rondelline, a rondelle. Lo vedete, rondelle? Sì. A rondelle, diciamo. Si vede la telecamera? Si vede? Sì. No. Quindi il primo passaggio da fare è prendere le zucchine e tagliarle a rondelline. A rondelline. Tutte quante ce l'avete? 4, 5? Se ne avete 4, poi dipende dalla grandezza. Se ne avete 4 piccole, ce ne vogliono 5. Se ne avete 4 abbastanza grandi, basta anche 4. Io ne ho fatte 4 adesso. Ecco. State a guardare le Sì, stanno rondelline? Ecco tutti qua. facendo, stanno tagliando. E dopo le metto qui dentro. Ecco qua, dentro la pentola. Lo faccio già? Sì, no, il microfono spento, loro stanno facendo. Ok, fermiamoci fin qua, Elda, perché così diamo il tempo per tagliare. Sì. Quindi avete visto, Elda ha preso le sue zucchine, le ha lavate ovviamente, e poi le ha tagliate a rondelline. Una volta che le ha tagliate, le ha messe, Elda, non ti vediamo, in una padella. Adesso La padella la vedi? sì, prima non c'eri, non... sì. Che io purtroppo neanche io vedo voi. Poi incomincio a fettare un pezzo di cipolla, ecco, su per giù così, un pezzo di cipolla. Guardate, la vedete? Sì, stanno ancora Incomincio. tagliando le zucchine. Ah, va bene, lo aspettiamo, dai. Quindi, quando ognuno di voi finisce di tagliare le zucchine, mi fa un cenno, così andiamo avanti. Avete dimenticato di scrivere la cipolla Una tra i cosa. ingredienti. Dovete andare un po' più piano, se no Maria Rosaria almeno non ce la fa. Sì. Va Per bene. due persone, tre zucchine vanno bene per due persone? Beh, secondo la grandezza delle zucchine, se sono piccole ce ne vorrebbero quattro. Ah, Se va sono bene. belle grandi, va bene tre. Ah, ok. Va bene, grazie. Metti pure questo. Vabbè, ci mettiamo questo.
E Elda, Luca mi faceva notare che tra gli ingredienti non mi hai messo la cipolla. Sì, ah, però ci vuole, allora pensavo di avercelo messo, evidentemente mi sono dimenticata. Sì, ce l'avete la cipolla? Se no anche l'aglio va bene, non è che ci vuole per forza la cipolla, l'aglio tritato a pezzettini. Va bene, intanto andiamo piano piano. Ok, quindi l'unico passaggio che adesso abbiamo fatto è quello di lavare le zucchine e tagliarle a rondelline, basta. Dopodiché le abbiamo messe in una padella e adesso vediamo che cosa bisogna fare. Quando se avete la cipolla, ne fate a pezzettini, un pezzo di cipolla così, io ho tolto già questo. Se no, se avete l'aglio, lo potete anche fare l'aglio. Aspetta, Milena, che devi chiedere? Aspetta, devi attivare l'audio. Clicca ok. Ah, Milena, vorrei fare una domanda. In mezzo alle zucchine ci va l'olio? Aspettiamo, ancora non l'ha detto. Adesso non si fa niente. Questo è una ricetta molto dietetica, perché non ci va l'olio per niente. Quindi è una frittatona al forno che voi potete utilizzare anche per fare il ripieno di una pizza rustica. Io adesso la sfoglia non l'ho presa perché comunque fa caldo, la sfoglia contiene burro, strutto, è un po' più pesante, però questo può essere un ripieno che può andare bene per una pizza rustica, ma io di solito non ce la metto perché viene un po' troppo pesante, poi col caldo, e questa è una frittata al forno che non contiene olio, quindi va bene anche, va bene perché non frigge l'olio, soltanto una goccia proprio per appassire le zucchine, solo una goccia con un po' d'acqua per appassire le zucchine. Ok, allora, le zucchine, sì, le zucchine ragazzi le avete tagliate? Adesso, sì, sì, ok. Chi c'ha la cipolla e chi c'ha l'aglio? Io ce l'ho, ho trovato l'aglio, ho trovato. Ma la cipolla come va tagliata la cipolla? A pezzetti. Piccoli, grandi. Guarda, fate la fettina e dopo la tagliate così, capito? Quindi piccolo piccolo, va bene. Non piccolo piccolo, una cosa media, ecco, fate la fettina e dopo la tagliate così, proprio piccolo piccolo, neanche, va, non è proprio piccolo piccolo. E tagliate la fettina e dopo fate così. Luca che mette l'aglio, taglia l'aglio a metà? Neanche, lo deve fare, è meglio se lo fa a pezzettini. È meglio se la fa a pezzettini, perché così non capita il pezzo d'aglio grande, capito? Si uniforma al composto. Ma uno spicchio d'aglio? Uno spicchio d'aglio ci sta bene, uno spicchio d'aglio normale, tu lo triti a pezzettini e lo metti nelle zucchine. Poi nelle zucchine ci mettiamo anche l'acqua per non farlo friggere. Ci mettiamo il sale, una goccia d'olio e l'acqua per farla appassire. Non devono cuocere bene, solo appassire. Vedete come fare? Sì. Ecco qua, così. Neanche piccolissime, piccolissime. Tu quanta cipolla hai messo, Elda? Ah, io ho messo, questa è una cipolla sana, grande, non ne ho messo manco metà. Prima l'avevo fatto vedere, forse non si è visto. Meno della metà di una cipolla medio-grande, meno di una metà. Se avete una cipolletta piccola va bene comunque. Se avete una cipolla media, la metà, se è come questa grande,
basta meno della metà. Ok. Quanta acqua bisogna mettere? Aspettate, che ora lo facciamo insieme sto fatto dell'acqua. Allora, la cipolla tu, Maria Rosaria, l'hai tagliata? Sì, 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 sì. Poi le zucchine lo stesso, le hai messe in una padella? Sì. Ok, allora diamo il tempo a Elda di finire di tagliare la cipolla, così vediamo che cosa aggiungere. Fatto, metto la cipolla. Metto la cipolla, poi prendo il sale. Prendo il sale e ci metto, ecco, un po' di sale. Considerato che qua ci va poi il parmigiano, quindi non molto sale, una cosa giusta. Poi aggiungete un filo d'olio, vedete? Guardate quanto olio aggiunge Elda, venite a vedere. Io ho messo un fatto così, ma non lo faccio uscire, ho fatto così, Quindi pochissimo, è giusto una, come si dice? Come il termine? Una tazzina di caffè. Meno della metà di una tazzina di caffè, meno della metà di una tazzina di caffè, meno della metà. Quindi zucchine tagliate a rondelle, cipolla, metà cipolla tagliata e, oppure l'aglio a pezzetti, un pizzico di sale, non tantissimo e non poco, il giusto, mettetene sempre poco, che è meglio di meno e non di più. E poi un po' di olio, giusto? Lei ha fatto giusto una spolverata, non una spolverata, come si dice Elda? Metà tazzina di caffè. Sì, praticamente per intenderci proprio visivamente, una tazzina di caffè meno della metà, non la metà di una tazzina di caffè, meno della metà. Quindi, perfetto. Che posso dire? Un cucchiaio colmo. Poi guardate, ci metto meno di mezzo bicchiere d'acqua. Quindi per rispondere alla domanda di Maria Rosaria, quanta acqua ci vuole? Meno di mezzo bicchiere di acqua. Quasi mezzo bicchiere, ma non arriva a mezzo. Così, guardate. Ecco qua. Così non frigge. Allora, andiamo ai fornelli. Ecco, andiamo ai fornelli e le facciamo appassire piano piano. Fiamma medio-bassa o fiamma alta? Fiamma media-bassa? Medio-bassa, sì. Dove si è ricorda? Dove l'ho messa? Ah, ecco. Poi incominciamo a fare quello che serve. Io ho preso la ricotta. Un attimo solo, diamo solo un po' di tempo perché li rivedo tutti che stanno accendendo il gas, sennò poi non si riescono a guardare. Sì. Milena, attiva l'audio. Ho acceso il gas, l'ho messo sul gas. Bene, allora ci vuoi sale? Sì, Luca, Elda ha messo il sale. Allora, ha preso una padella, ripetiamo un attimo così vedete se avete... No, con questa padella che cosa ci si fa, amore? Aspettiamo, adesso lo vediamo. Fino ad adesso Elda ha preso le zucchine, le ha lavate, le ha tagliate a rondelle e le ha messe in una padella. Ha preso una cipolla, metà cipolla e l'ha tagliata e l'ha aggiunta con le zucchine nella padella. Ha messo un po' di sale, dopodiché metà tazzina di olio e poi ha messo metà bicchiere di acqua. Dopodiché ha preso la padella con tutte queste cose e le ha messe sul fornello, vedete? Ci siete fin qui? Io ho dato una metà, una sola metà ho coperto, vedete?
Quindi Elda ha aggiunto un coperchio sopra la padella. Che la fiamma meglio bassa? Sì. Meglio bassa la fiamma? Sì, sì, meglio bassa. Quindi, Filippo, tu hai messo il coperchio sopra la padella? Elda però non ha chiuso del tutto, ha lasciato un po' per... Prima, Marina, okay, sì. Perfetto, quindi ci siamo. Bravo. Aspettiamo un attimo Milena e Luca e vediamo l'altro passaggio. Molto gustoso, Marina. Perché quella lì là, mi spiego, non si può fondere. Allora, no, ma però dai, mole. Milena, Luca, ci siete? Sì, diciamo di sì. Ok, aspettiamo Milena. Milena, attiva l'audio per fare la domanda, ok? Sì, fa tutto a posto. Perfetto. Ho girato sul gas. Bene, hai messo il coperchio? Sì, sì, l'ho messo. Per quanto tempo deve stare? Dunque, non si deve cuocere completamente, si deve appassire e rimanere al dente. Ah. Quindi penso un 10 minuti, penso. Poi secondo come l'avete tagliato, se è più sottile fa prima, se è un po' più doppio ci mette allora, qualche minuto. Allora mettiamo 10 minuti, fra 10 minuti lo spengo. Va bene, sì. Ogni tanto okay. Sì, ogni tanto giratelo, ogni tanto sì, giratelo. Allora, benissimo, vedete adesso qual è l'altro passaggio da fare? Elda ha preso una ciotola. O no? La ciotola comincia a mettere questa bella ricotta. Voi quante ne avete prese di ricotta? 400 grammi, 500, quante ne avete preso di ricotta? Io 400. 400. Va bene. Io l'ho preso un po', ma mo la lascio. Allora, mettete la ricotta in una ciotola, ok? Mettete la ricotta e incominciate a schiacciarla, così, ok? Ci sei Maria Rosaria? Allora, ha preso Elda una ciotola e ha messo la ricotta e adesso sta schiacciando con una forchetta. Sì. Così. Poi. Ma io sai che faccio? Questo mo ce lo metto un po' tutto. Adesso dovete mettere praticamente il prosciutto a dadini, no? Il prosciutto a dadini. Maria Rosaria prima, scusa Elda, Maria Rosaria prima ha detto io ho preso la mortadella, va bene lo stesso? Va bene lo stesso, sì, va bene, sì. È anche più saporita. Va bene, sì. Io per farla un po' più saporita, perché il prosciutto cotto è un po' meno saporito, e ci ho preso il würstel, ci ho preso, capito? Quindi, ci ho preso il würstel. Ripeto un attimo, così chi è rimasto un po' indietro recupera. Abbiamo preso una ciotola, ci abbiamo messo la ricotta e abbiamo schiacciato con una forchetta la ricotta. No? Dopodiché abbiamo messo l'affettato, Elda ha messo il prosciutto cotto e sta tagliando un würstel. Però chi ci vuole mettere la mortadella va benissimo, chi ci vuole mettere soltanto il prosciutto cotto va benissimo.
essenziale che ci si mette un salume, ci si mette per dare sapore, insomma. Ecco qua. Ecco. Quindi i würstel in questo caso vanno all'interno, che vedo che state tagliando. Sì, sì. Sai che faccio? Io questo lo metto tutto in mestizio, che dici? Ma sì, Elda, carica, carica. Sì, perché sennò che... E sennò ti rimane poco. Elda, Elda. Io ci ho messo solo un Brussel, va bene? Per due persone? Beh, un po' poco. Ah, va bene. Se, va ce, bene. Se ce n'hai un altro, metticelo. Ok, grazie, Elda. Oh ragazzi, girate le zucchine. Girate le zucchine. Sì, ricordatevi ogni tanto che avete la pentola sul fuoco. Se no si attaccano o si bruciano. Ma potete coprire anche tutto. Sì, alla fine. Va bene. Allora, adesso abbassate la fiamma e coprite tutto. Ok, quindi il coperchio che prima avevate lasciato leggermente aperto sulla padella con le zucchine, adesso dovete chiuderlo totalmente. Mm. Adesso, arrivato a questo punto, incominciamo a mettere le uova. Mm? Va bene? Ci siete fin qui? Fatemi un cenno. Filena c'è? Filippo c'è? Mari, tu ci sei? Maria Rosaria? Ok. Maria Rosaria deve tagliare ancora la mortadella. Ok, allora diamo il tempo per tagliare la mortadella. Va bene. Quando la mortadella va messa dentro la ricotta, immagino, no? Sì, sì, sì. Allora, ripeto, abbiamo preso una ciotola, ci abbiamo messo all'interno 400 grammi di ricotta. Cioè, abbiamo... Chi c'ha 450 o 500 ci può mettere tutto. Sì, sì. Abbiamo schiacciato la ricotta con una forchetta. Dopodiché abbiamo aggiunto il prosciutto cotto a dadini e il würstel. Ora, chi ha la mortadella o non ha il würstel, non lo vuole, può fare. L'importante, capito, è che gli affettati si devono unire al composto della ricotta. Quando avete fatto, mi fate sapere e andiamo avanti. Milena, attiva l'audio. In mezzo a tutto l'impasto si vanno le uova? Aspettiamo, Elda ancora non lo fa. Quando Elda adesso, lo fa, lo mettiamo. Adesso, adesso lo faccio. Quando avete finito voi, lo faccio. Nel frattempo io vedo che qualcuno sta mangiando. No, voglio fare. Ok, quindi la mortadella tagliata a cubettini, Maria Rosaria. Intanto accendete il forno. Ok, quindi avete capito? Nel mentre che aspettiamo, accendiamo il forno. Marina, quanto si accende il forno? A quanto il forno? Il forno a 180. No, a 180. Mari, ci sei? Girate spesso, ricordatevi, è vero. Perché l'acqua adesso si è evaporata, quindi dovete chiudere e abbassare la fiamma. Dovete chiudere la pentola. Il coperchio.
Ok, ragazzi, ci siamo? Il forno a 180? Sì, sì. Morena, che devo fare? Non ho capito. Eh? Che devo fare, Morena? Non ho capito. Ma io lo metto statico. Aspetta, Filippo. Ventilato? Non so, fai come vuoi. Io lo metto statico, lo metto. Ok. Allora, Filippo, niente, abbiamo preparato questo composto con la ricotta, stiamo aspettando che Maria Rosaria finisce, mi sa che ha finito, e nel frattempo abbiamo, le uniche cose che abbiamo fatto sono quella di accendere il forno a 180 gradi, Elda non lo mette ventilato ma lo mette statico, e poi l'altra cosa di cui dobbiamo tenere a mente è quella di controllare le zucchine sul fuoco. Ok, sì, sì. Ok? Perfetto, sì. Andiamo avanti, adesso? Adesso rompiamo le uova. Rompiamo le uova. Quello quanto si mette? Come rompe le uova? Direttamente. Non lo vedo. Sì, sì, direttamente. E poi si gira. Le uova dove fanno? Due. Poi gira. Dentro qua. Tutto o solo il rosso? Quindi Elda ha rotto tre uova intere, sia il tuorlo che l'albume, direttamente nel composto di ricotta e affettato. Elda, parla tu così in primo piano. Sì, ho rotto tre uova intere, adesso le amalgamo, le unisco al composto. Ecco qua. Magari ci mettiamo un pizzico, poi ci mettiamo proprio per le uova un pizzichino di sale. Va bene? Ecco. E piano piano le amalgamiamo. Le amalgamiamo e dopo dobbiamo aggiungere il parmigiano e le zucchine alla fine. Non è difficile. E questo si può mangiare sia caldo, sia tiepido, che freddo. Anche si fa la mattina e si mangia la sera. Si può portare al mare, se si fa una gita. Quindi tre uova intere, non i tuorli? No, no, l'uovo intero, le uova intere. Ecco qua, si sta amalgamando. Adesso aggiungiamo il parmigiano. Ne prendiamo per vedere, io faccio ad occhio, però per farvi vedere a voi facciamo un cucchiaio, due cucchiai, tre cucchiai, possiamo abbondare anche fino a quattro cucchiai, tanto è un rustico, capito? È un rustico. Ecco qua. Adesso amalgamiamo, dai. Oh, ricordatevi le zucchine, che saranno quasi cotte. Milena, attiva l'audio per parlare. Le zucchine vanno in mezzo, no? Si mischiano. Le hai girate ogni tanto, Milena? Sì, l'ho girato, ma le zucchine stanno ancora al fuoco. Sì, si deve asciugare l'acqua. Allora, quando si asciuga l'acqua si può versare il composto alle zucchine. Allora scoprilo, questo qua, toglilo. Sì, non l'ho tolto, va bene. Va bene, sì. Questo tra poco è cotto, pure quello mio. Ragazzi, se poi voi avete un pezzo di formaggio, un po' di mozzarella, ce lo potete pure mettere. Capito? Se ci avete un po' di formaggio, una mozzarella, ce lo potete pure mettere, ce lo potete, capito? Ce l'avete voi adesso da mettercele? Queste sono un po' ricette svuota frigorifero. Allora, io vedo tutti concentrati, quindi nel mente ripeto.
Abbiamo preso una ciotola, ci abbiamo messo la ricotta e con una forchetta abbiamo schiacciato. Abbiamo aggiunto i salumi, Elda ha messo prosciutto cotto a cubetti e poi ha messo il würstel, però siete liberi di utilizzare quello che volete. Ha aggiunto poi 3 uova e ha amalgamato il composto, ha girato, dopodiché ha aggiunto il parmigiano e adesso, se voi volete, lei non l'ha messo nella ricetta, però è una variante che ci dà. Quindi se voi a casa avete un formaggio, una mozzarella, un pezzo di qualsiasi tipo di formaggio, potete tagliarla e aggiungerla nel composto. E più fatemi sapere quando ci siete, perché non vi vedo solo le cucine. Filippo, ok? Milena, ok? Più roba sì? C'è e più è buono. Scusate, 2 domande. Posso? Certo. Allora, con questa frittata, che ci facciamo con le zucchine? Ecco, adesso le zucchine che si sono cotte le mettiamo nell'impasto e giriamo il tutto, capito? E poi viene come un frittatone, poi lo mettiamo dentro... o rotondo, io c'ho questo rotondo, se voi ce l'avete quadrato, se ce l'avete rettangolare, se ce l'avete... questo è tipo quello delle crostate. Ma se, uno, se uno, ma se uno non vuole può anche non metterci le zucchine? Se uno non vuole, allora in questo caso magari dovevi comprare la verdura che ti piaceva, tipo gli spinaci, ti piaceva. Niente verdure con me. Ah, niente verdure. E allora, se vuoi, ce lo puoi mettere così. E il pangrattato che ci facciamo? E il pangrattato che ci facciamo? Aspetta, il pangrattato adesso lo mettiamo alla fine, qui. Guarda, lo mettiamo sulla teglia. Sì, solo che cerchiamo di non anticipare, così. Sì. Allora, Luca, non ti preoccupare perché tutti gli ingredienti che trovi scritti in qualche modo verranno utilizzati, solo che cerchiamo di non anticipare perché altrimenti chi è rimasto poco indietro... Allora fin qui ci siete, perché io non vi vedo. Tiri, ci sei fin qui? Penso che basta, penso. Filippo, ci sei? Ok. Milena c'è? Guardate. Maria Rosaria, tutto a posto? Sì. Perfetto. Guardate, siamo dentro le zucchine, ancora non so cotte. Allora, le zucchine non devono essere cotte del tutto, ha detto Elda all'inizio, devono rimanere un po' croccanti perché poi vanno in forno. Guardate un po', queste per me già vanno bene. Faccela vedere una in primo piano. Non devono essere molle, capito? La buccetta è ancora un po' al dente, capito? Non, per me io ecco, chiudo. Ecco, sì, quindi è importante che si asciuga l'acqua. E l'acqua, sì. L'acqua, sì. Poi si mette a fuoco. Tutto l'impasto. Allora, mentre leggermente si stanno intiepidendo, io rispondo che era Filippo? Luca. Allora, questo è solo per Luca. Luca. Tu che non vuoi le verdure e sbagli perché le verdure fanno bene, però tralasciamo questa cosa. No, ma posso mangiarle a parte le zucchine? Ah, va bene allora. Bravo. Allora, okay, tu metti a pioggia, metti un po' di pangrattato, proprio per non far attaccare, capito? Si mette così, sì. Un po' di pangrattato, così, un po'. Ma questo lo fanno tutti, Elda? Sì, questo lo devono fare tutti.
Ok, quindi avete visto, basta. Elda ha preso il suo ruoto dove mette la frittata, insomma, dove metterà il composto, e sotto sul fondo ci ha messo un po' di pan grattato. Allora, per quanto riguarda Luca, sì. Luca, questo qua, tu questo composto lo prendi e lo metti a cucchiaiate sopra e dopo lo schiacci. Sì. Se tu aspetti, adesso ti faccio vedere come si fa. Io per l'altro, per gli altri, ci unisco le zucchine, capito? Sì. Tu ci metti solo questo qui dentro. Invece, adesso io per gli altri ci metto le zucchine. Però se tu aspetti, io ti faccio vedere come si fa facendo rimanere la mollica ferma, capito? No, faccio una cosa. Siccome deve mangiarlo anche mia madre, ce le metto, sì, le zucchine. Sì, grazie. Aspetta, ma te lo dici. Ce le metti allora? Sì, ce le metto. Sei un buon figlio, ti sacrifichi per la mamma. Che ci vuoi fare? Guerra e pace. Allora, adesso unisco le zucchine. Che se fossero di state tutti i piedi era meglio, però vabbè, non fa niente, dai. Le zucchine. Quindi le zucchine. Io ripeto un attimo perché vedo qualcuno, insomma, le zucchine che avevamo, che sono pronte, adesso le mettiamo nel composto, vedete come sta facendo Elda, nel composto con la ricotta. Ecco qua. Ecco qua. Adesso le amalgamo. E viene una frittata molto nutriente che non fa male perché è cotta al forno. E poi qui io non ci metto l'olio per niente, tranne quel pochissimo d'olio che ho messo alle zucchine, che avete visto la pentola. Ah, va. La pentola non... E appena sporca, poi il grosso è rimasto nella pentola. Quindi amalgamo bene. E qua abbiamo quasi finito, ragazzi. Ecco qua. Mi fate vedere i vostri composti prima di metterli nel forno? Sì. Mi vede Milena? Ripeto, chi aveva il formaggio, la mozzarella, ce lo poteva mettere? Lorena, va bene così? Sì, sì. Gira sì, bene. Sì, va bene. Sì. Gira bene? Bravissima. Sì. Allora. Filippo, il tuo composto. Okay. Adesso, Filippo, non ti anticipare, ora vi faccio vedere come si mette il composto senza far muovere eccessivamente la mollica. Posso iniziare? Allora, diamo un secondo di tempo. Nel mentre, avete messo il pan grattato sulla teglia dove metterete il composto? Mm-hmm. Milena l'ha fatto, Filippo, tu l'hai fatto? Sì? Luca? No, ancora no, quindi diamo del tempo. E invece Maria Rosaria, tu l'hai messo il pan grattato sul fondo della teglia? Sì. Sì. Ok, allora giusto un attimino Elda, che così Luca si mette al passo con noi. Certo. Morena, sì? Il pan grattato va pure sopra? Non anticipare. Ah. Se lo vuole ce lo può mettere insieme a un po' di parmigiano, ci può mettere un po' di pan grattato e un po' di parmigiano, ma non è necessario. Chi ce lo vuole mettere ce lo mette, chi non ce lo vuole mettere non ce lo mette. Ok Luca, quando hai fatto mi fai un cenno così andiamo avanti. Maria Rosaria, tu hai girato bene?
Benissimo. Mi ricorda un po' un'altra ricetta che abbiamo fatto. A voi non vi ricorda una ricetta un po' che abbiamo fatto? Lo sformato di patate? Sì. Però là non c'erano le uova, tranne uno, non c'era la ricotta, non c'era, e non c'era le zucchine, sono le patate. Sì, praticamente non c'era niente di tutti gli ingredienti, però guarda là Filippo. Buonina, va bene? Tu già ti sei portato avanti. Diciamo che ho anticipato, va bene. Sei stato attento a non far muovere sotto la mollica? Sì, sì. Perché adesso ti facevo vedere. Posso iniziare? Sì, certo. Vai. Allora, facciamo così. Non lo giriamo, facciamo così. Vedete che sta aggiungendo poco per volta il composto, eh? Senza spostare la mollica che sta sotto, perché altrimenti se no è inutile che ce l'abbiamo messa. Queste sono estive, questo più che dello sformato di patate, questo è più estive dello sformato di patate. Qua comunque ci si può mettere la cicoria, ma persino le rape, viene anche molto saporito se uno vuole fare l'inverno. Ci si possono mettere tante verdure, ecco. Quindi avete visto, Elda mette poco delicatamente, perché se no il pan grattato sotto poi si smuove, e invece quel pan grattato serve per non far attaccare. Questo lo potete portare al mare, se volete vedere le partite, le preparate per i vostri amici che vengono a casa, i parenti. E lo fate a fette come una torta ed è gustosissima. Invece, se ci mettete la sfoglia, comunque diventa un po' più pesante e non è tanto buona se deve stare parecchie ore, perché la sfoglia di solito va mangiata al momento, subito. Sì, domani questo buon pranzo lo portiamo a San Nemegio. Alla gita di Cosma. E per Cosma. Ci mangiamo tutti. Va bene. Bravissima Maria Rosaria, va benissimo. Questa l'abbiamo fatta apposta perché è una ricetta che potete fare il giorno prima che magari fate qualche gita, oppure quando volete andare al mare, anziché portarvi il panino, vi portate un bello sformato. In un contenitore abbastanza largo, così poi ognuno se lo prende per conto suo, lo tagli prima, capito? Io l'altra settimana l'ho portato al mare dai ragazzi già affettato, loro se lo sono presi e se lo sono mangiati senza tagliarlo, ecco qua, è fatto. Date una schiacciatina e non si è dovuto neanche girare, capito? Mettete delicatamente. Scusate, ma io c'ho il vizio di non mi scoccia lasciare la roba da mangiare in eccesso dentro i contenitori. Ecco qua. Brava Milena, leggo il labiale, sì. Bravissima. Che bella faccia, vedi che c'ha? Bellissimo. Allora, ecco. Ci siete fin qui? Bene. Luca sta finendo. Allora, Elda, Filippo prima chiedeva, io sopra ce lo rimetto un po' di pan grattato oppure no? Allora, io di solito non ce lo metto. Se uno ci vuole mettere, ce lo può pure mettere, ci può mettere. Io penso che sia meglio una grattatina di parmigiano,
perché il pan grattato dopo l'impesantisce, lo scurisce, capito? Lo scurisce. Io ci metterei più una grattatina di parmigiano e basta, però se lui vuole provare con il pan grattato, non è che non è possibile. Va bene, allora vogliamo ripetere un attimo la ricetta? Se mi dimentico qualcosa... Sì. Aiutatemi, eh? Va bene, sì. Filippo, pure? Eh? Allora, abbiamo preso le zucchine, le abbiamo lavate, le abbiamo tagliate a listarelle. E le zucchine... possono mettere anche 5, se le persone sono un bel po', potete mettere anche 5 zucchine. Se avete un contenitore più grande, avete, potete mettere anche 5 zucchine. Sì, Filippo, Filippo era attento, perché io l'ho detto di proposito a listarelle, invece subito mi ha corretto e ha detto rondelle, ed è vero. Bravo. Ho visto se eri attento, invece era attentissimo. Quindi abbiamo tagliato le zucchine a rondelle e le abbiamo messe in una padella. Abbiamo tagliato metà cipolla. Chi non aveva la cipolla ha tagliato uno spicchio d'aglio. Dopodiché abbiamo messo un po' di sale, un cucchiaio colmo di olio e metà bicchiere di acqua. Abbiamo messo la padella a cuocere su un fuoco medio-basso e abbiamo messo un coperchio. Bravo. Il coperchio però non tutto, ma abbiamo lasciato un po' di spazio per non abbiamo messo il coperchio per coprire tutta la padella, ma abbiamo fatto lasciare un po' di spazio per far uscire il vapore. Nel mentre abbiamo preso, Fili, aiutami tu che già mi sono dimenticata, un quarto d'ora l'abbiamo lasciato per 10 minuti, un quarto d'ora, e poi abbiamo cominciato a preparare l'impasto con il prosciutto a cubetti, le uova, sì. La ricotta e le poi uova, tre uova, il parmigiano. Io non me lo ricordo proprio il, per non me lo ricordo nemmeno io più. E questo. Lorena, posso dire una cosa? Sì. Il forno a me è già pronto, posso mettere dentro la teglia? Va bene. Sì. Okay. Anch'io. Quindi, una volta che abbiamo preparato questo composto... La ricotta, le uova, il parmigiano e gli affettati. Se qualcuno ha la mozzarella o un formaggio... Ah, ci abbiamo messo pure l'olio, scusate. Sì, te l'ha detto, te l'ha detto. Sì, l'olio l'abbiamo messo con le zucchine. Un cucchiaio colmo d'olio con le zucchine. Sì, una volta che abbiamo preparato il composto con tutte queste, con l'affettato, le uova, i formaggi, diciamo così, abbiamo preso le zucchine che si erano cotte e le abbiamo inserite all'interno. Abbiamo mischiato il tutto, abbiamo preso una teglia, ci abbiamo messo un po' di pan grattato per non fare attaccare e il composto l'abbiamo messo lentamente nella teglia. Adesso Elda sta mettendo la teglia con la frittata nel forno che prima avevamo acceso, ok? Quanto tempo deve stare nel forno? Oddio, una mezz'oretta sicuramente. Mezz'oretta meno, detto. Allora sta a posto. Sì, una mezz'oretta, perché qua in questo caso le uova si devono cuocere. Allora, sì. No, che per 20, ma mezz'ora, 10-20 minuti. Quindi un 30 minuti. E questa è la ricetta, ragazzi. Sì. Quindi questa è una ricetta molto pratica, soprattutto l'estate, molto pratica. Perché si possono fare a quadrettoni, si possono fare a spicchi, si mette in un contenitore e si porta se si va a fare una gita, se si va al mare. La sfoglia è più adatta se si fa l'inverno,
perché uno la fa e se la mangia. Invece così la sfoglia mantenuta per il giorno dopo è meno buona. Perciò io non ce l'ho messa la sfoglia, perché altrimenti quella sfoglia diventa una pizza rustica. Però è meno pratica l'estate, perché dopo la sfoglia si rompe. Invece così viene tutto bello fatto a quadrozzi o a triangoli, viene bello pulito, ordinato dentro un contenitore, voi lo prendete e mangiate. A una gita. Quindi domani, Maria Rosaria, tu stasera hai sentito, prima di, una volta che si è cotta, la fai raffreddare e la tagli già, così domani me la mangiate. Ora io ti devo dire una cosa, posso? Sì. Allora, la settimana prossima non devo venire a Pescara perché è chiuso, quando ricomincia? Dopo ti mando un messaggio per il laboratorio. Ti scrivo tutto, va bene? Ok. Allora, io non lo so. Sì, ti mando un messaggio e ti dico tutto. Grazie. Di niente. Allora, io intanto vi volevo dare l'appuntamento per la prossima volta. E quando è? Allora, ci vediamo il 10 luglio. A che ora? Alle ore 12. Va benissimo. Quindi allora, non alle 11.30, ma alle 12. Decidiamo cosa vogliamo fare. Vogliamo fare un pesce? Se a tutti piace, non so, o un pesce singolo, oppure se pie piselli, se pie patate, oppure un pesce tipo un'orata, che pure se un'orata al forno con le patate. Cioè, ditemi voi, qualsiasi cosa di pesce, la maggior parte... L'orata. L'orata, detto mia sorella. L'orata? Quindi Tiziana propone l'orata con Maria Rosaria. Allora, l'orata la volete intera o spinata o fatta in due, tolto lo spino. Però dopo questo vorrei fare l'orata normale con tutto lo spino. Intera, brava, va bene, l'orata intera che ci possiamo fare. Poi c'è qualche eco? Un po' di patate al forno ci possiamo fare con un po' di peperoni, va bene? Allora, Filippo, proponete Luca. Quindi va bene se facciamo un pesce? Un pesce, sì, certo, va bene. Possiamo anche scegliere, senza... Va bene. Elda, il pesce, capito, se l'orata, se è spigola o se orata è la stessa cosa, o che Filippo dice possiamo anche scegliercelo. Sì, va bene, sì. Chi vuole fare la spigola fa la spigola, chi l'orata fa l'orata, chi vuole un'altra cosa fa un'altra cosa. Allora diciamo che noi metteremo la ricetta dell'orata, ok? Mettiamo la ricetta dell'orata, però ovviamente se voi volete comprare non l'orata ma... Il salmone? Anche va bene il salmone, va bene. Il salmone è la stessa cosa, si fa il salmone con le patatine piccole, vi piace? E i peperoni come contorno insieme, si cuociono insieme, buono! Ok, allora facciamo il pesce la prossima volta, va bene? Contorno, allora... patate e peperoni? Va bene, sì. Salmone con peperoni, sì. Poi ognuno porta il pesce che a lui o a lei gradisce, capito? Non c'è problema. Chi vuole il salmone, chi vuole la spigola, chi vuole l'orata, chi vuole un'altra cosa. Saprei bene. Ok, allora ragazzi, e allora buon appetito. Mandatemi la foto del vostro piatto. Un'ultima domanda, posso? Sì, certo.
fa l'eco innanzitutto? Fa l'eco? Sì, adesso no, prima sì. Ok, 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 ok. Senti, ma una domanda Delta, ma quando cuoce, che aspetto deve avere? Quando è cotto? Allora, un dorato e non deve fare sopra le bollicine, perché se fa le bollicine dell'umido della ricotta, vuol dire che un altro po' deve fare, capito? Okay. Quindi adesso non lo possiamo vedere insieme qui quando è cotto, ci dobbiamo no, salutare, no, oppure possiamo vedere. Cioè, deve essere dorato. Deve essere un dorato perché delle volte al centro può fare le bollicine della ricotta che è ancora umida, okay, o dell'uovo che è ancora umido. Non deve fare più queste bollicine. Nel frattempo, se vedete che potete anche coprirlo con una carta argentata, con una carta stagnola, diciamo, potete coprirlo. Però ho abbassato la fiamma, invece di 180 a 160, però per mezz'ora va bene 180, perché può darsi che già si è cotto, capito? Io perciò volevo vedere. Allora aspettiamo, io pensavo che ci voleste tempo. L'importante è che non faccio le bollicine e la ricotta. La ricotta o anche l'uovo che ancora si cuoce, perché di solito se lo fa al centro, centro della teglia. Intorno si cucina meglio, al centro può fare queste bollicine di umido ancora. Io quando smettono queste bollicine so che è chiuso. Che devo però se è ventilato neanche al centro lo fa. Io non lo so, ma tu l'hai fatto ventilato? Ventilato l'ho fatto. Vabbè, allora può darsi che a te è diverso. Comunque sempre quella mezz'oretta ci vuole. Ok, grazie. Allora, se vogliamo aspettare la cottura, per me non c'è problema. Io mi tolgo perché devo fare una cosa. Ti mando le foto allora, ok? Vi mando le foto dopo. Sì, hai capito tutto, Fili? Hai domande? No, tutto ok. Curiosità? No, va bene, poi tutto segnato, mi sono segnato tutto. Ragazzi, dopo, se Filippo tu chiudi e mangiandolo ti rendi conto che forse avrebbe avuto bisogno di 3, 4, 5 minuti di cottura in più, volta che lo vai a fare ci metti quei pochi minuti in più. O se sta ancora cucendo, già ho preso il coso, cioè si sta ancora cucendo, lo lascio stare fino a quando non... Ok. Sì, e queste sono quelle cose che vanno controllate, perché sì, se troppo dopo ti si brucia, se è troppo poco è un po' crudo l'uovo, capito? È una cosa, è una ricetta che come tutte le altre va controllata, insomma, ecco, ci deve stare vicino. O deve stare ancora 20 minuti quello mio, deve stare ancora 20 minuti. Però dopo 20 minuti è da controllare. Sì, Elda ci ha dato un suggerimento, perché lei ha detto, quando vediamo se io vedo delle bollicine, capito, dell'umido della ricotta, vuol dire che si deve fare ancora di più. La prova con lo stecchino la può fare Maria Rosaria per vedere? Allora, la prova con lo stecchino si può ancora fare, ma essendo il contenuto, se me la ricotta, uscirà sempre un po' umida. Ok. Non è come un dolce che poi esce asciutto. C'è la ricotta che dà quella morbidezza che non è attendibile al 100%. Okay. Quindi è meglio far fare 2 minuti di più che non di meno, e poi prima di tagliarlo è meglio farlo diventare più tiepido prima di tagliarlo. Hai capito? Sì. Non te lo devi mangiare in 5 minuti. Sì. Devi resistere un po', Maria Rosaria. Anche se è difficile. E questo è buono caldo, ma caldo poi si può sfaldare, da tiepido a freddo è buono, perciò si può portare nelle gite, al mare. Perché il giorno dopo è anche buono, o la sera, il giorno per la sera. Bene. Ciao Filippo, tu vuoi uscire? Ciao.
Ciao Filippo. E per andare a fumare la sigaretta, non ti dimenticare del forno. Capito? Porca miseria, ho dimenticato di mettere il sale. Vabbè, metticelo sopra. Adesso ho aperto il forno e ce l'ho messo sopra. Fa niente, dai, tanto le zucchine ci sta, al parmigiano ci sta, il prosciutto cotto o il wurstolo, la mortadella, quello che hai messo ci sta. Quindi basta che metti un po' sopra, aggiusti. Sì, sì. Milena, una domanda, attiva l'audio? Io ringrazio tutti quanti e volevo salutare. Va bene. Ci vediamo in laboratorio. Sì, sì. Poi ti faccio sapere la prossima settimana. Fammi sapere tu, va bene? Va bene. Vai alla gita domani? Vai in gita, Milena? Va bene. Sì, vado. Allora ci vediamo domani a San Demetrio. Ah, va bene. Ciao. 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 Buona gita. Grazie. Ciao, ciao. Grazie, signora. Ciao. Vediamo. Ciao. Allora, Maria Rosaria, vai pure tu? Allora, buona gita domani. Poi mandami una foto della torta, sia quando la fai sia quando te la mangi, va bene? Oggi è venerdì, esco. Oh, Luca, allora oggi è venerdì, l'appuntamento prima mangio, fritta. Prima mangio la frittata. Poi esco e il lavoro se ne parla lunedì. Esatto, il sabato e la domenica sono di riposo. Di riposo, Luca, non si lavora. Luca, non te la mangiare bollente, falla un po'. Fermare il composto. Luca, era meglio, hai visto che è stato buono saltare l'appuntamento dal dentista per Elda? Almeno. Infatti, però il dente fa male, capito? Allora, però lunedì lo dobbiamo recuperare questa assenza dal dentista, esatto. Sì, Elda, no, perché Luca non è andato dal dentista per te. Vabbè, meno male che ti ho fatto cucinare una cosa morbida, così non ti dà fastidio, esatto. I denti. Però il pesce, insomma, non tanto mi piace, sinceramente. E che vuoi tu? No, non lo so, un po' di carne. Lo spezzatino ti è piaciuto l'altra volta? No, purtroppo quello che mi ha dato in macellaio, come ricordi, era carne non buona. È vero, era duro, è vero. Però il sughetto mi è uscito una favola, mi è uscito. Ma lo devi cambiare sto macellaio, capito? Lo so, purtroppo mia madre insiste, che ci vuoi fare? Allora che possiamo fare per Luca? Il salmone. Non lo so. Allora, il salmone non ti piace, Lu? Il? Salmone. Il salmone sì, è buono, facciamo il salmone, non c'è problema. Vabbè, tanto anche un altro fa il salmone, che è Filippo che fa il salmone. Filippo. Allora facciamo due salmoni e il resto l'orata e poi chi era quell'altro? La spigola, è la stessa cosa, dai. A me Elda sinceramente piace molto la cucina giapponese, il sushi, queste cose qui. Ma c'è una bestemmia per Elda. No, sei un goloso. Siccome a me non piace, non ci provo. Okay. Non l'ho mai fatto. Quello poi ce lo lasciamo per divertimento. Ce lo andiamo a mangiare. Va bene. Dai, che il salmone è più naturale, dai. E ti fa bene. È un grasso che fa bene. Speriamo. Va bene, allora, ragazzi, allora. Fammi vedere a che punto sta qui. Oh, faccio questo. Fammi vedere a che punto sta. Il forno?
Forno sta ancora. Questa mo io la faccio stasera perché non l'avevo. Mi fai vedere la È dorato. A tratti è dorato la frittata. È dorata. La tua? Sì. Ah, ma non è cotto ancora. No, a tratti bruciata. Ah, ma miseria, quanto l'hai messo? Ma hai un forno molto forte. Lo spengo. Ma da questo punto sì, ma se poi lo metti a 180, ma che è ventilato? Sì. Ventilato. Era quello, Perciò io non ce lo faccio ventilato, perché cuoce troppo e va a finire che dentro poi è crudo. Fammelo vedere. Aspetta che prendo la presina. Io perciò lo faccio sempre statico. Ma poi la consistenza, Elda, com'è? A me ci vuole ancora, a me. No, dico, ma la consistenza poi della frittata, capito, com'è? Quella di questa qua fuori. È come una frittata buona che si fa a fette, come una crostata viene. Quindi poi rimane bella compatta. Ma la faccio pure io stasera. Sì, viene compatta. E tu se non ci metti le zucchine, che ci metti? Gli spinaci, i carciofi, le rape. Cottura perfetta. Ah, fammi vedere Luca, che sono curiosa. Fa vedere pure a me. Di qualcosa, Luca, così vai in primo piano. Ecco qua. No, Luca, c'ha la cosa. Aspetta. In alto a destra c'è vista oratore. O vista galleria, non oratore. In alto a destra? No, io ce l'ho con Fabio, capito? Che in alto a destra, se si mette vista la galleria, non vede. Solo quelli che parlano, vede tutti. Vai. Puoi rimettere, Luca. Fall'eco. Ecco qua. Ma bruciata non è, però non vorrei che fosse ancora crudo. Perché non lo metti statico? Mettilo a 160 statico per un altro po'. Aspetta Luca, che ti ho chiuso l'audio perché era troppo eco, mi dava fastidio il fischio. Ci puoi mettere anche una carta forno sopra, una carta forno, e la rimetti in forno statico a un 170. Ok. Per un altro 7-8 minuti, 10 minuti al massimo. Perché là non l'ho visto bruciato. No, quella crosticina lì che penso che è normale che va fatta un po' di doratura sopra. Certo. Però tu mettici una carta forno sopra e mettilo statico e falla andare un altro 8-9 minuti, anche 10, sempre con la carta forno sopra. Questa? Sì, la carta forno, sì. Prendi, strappa un pezzo che vada bene sopra la tortiera. Elda, ma tu sai fare pure per esempio le bevande tipo quelle estive, tipo che ne sono, una limonata, una cosa, bevande dissetanti estive? Oddio, sì. Non mi stava. Sta attenta adesso che lo prendi che è bollente, sta attenta, sì. Tu mettilo in forno e dopo ci metti la carta sopra, mettilo in forno e poi ci metti la carta.
perché è impossibile che dopo 20 minuti si sia cotto, è impossibile. Adesso sta statico. Tu mettilo in forno e poi ci metti la carta sopra e metti a 170 in 10 minuti, va? Ok, quindi alle 12, all'1 meno 5. Sì, o dopo 10, 11 minuti, insomma. Okay. Questo purtroppo dipende dalla grandezza delle uova, dalla ricotta come è liquida la ricotta, da tante cose dipende, capito? Quindi grosso modo uno dice mezz'ora, ma comunque da controllare. Comunque sopra era dorato, quindi era già cotto, era. Però se vede se dentro è cotto, capito? Oh, capito. Quindi tu ci hai messo la carta, così fermi il di sopra, fermi la cottura del di sopra, ma col calore va dentro, capito? Io l'ho messo adesso a 160 gradi, l'ho messo. Puoi mettere anche 170, puoi mettere anche 170, dai. Purtroppo va di 20 in 20, va. A me la metti a 180, dai. 180? Metti 180, Perché, capito, uno mezz'ora, a mezz'ora deve guardare, perché quindi, ripeto, ma mai, piccole, mai, ma, mai mettere ventilato, dici tu? No, su queste cose qua, no, mai no, ci sono certe cose che ci vuole il ventilato, ma su queste cose qua è meglio lo statico, si controlla meglio, cuoce okay. Più uniformemente. Sì, sì. E ripeto, stavo dicendo, dipende dalla grandezza delle uova, dipende dalla morbidezza della ricotta, sono quelle cose che magari ci può volere 25 minuti come ce ne può volere 35-40 minuti. Io prima di mezz'ora non controllo mai, dopo mezz'ora okay. Controllo e a volte va bene così e a volte ci deve stare qualche altro minuto. Comunque, ho assaggiato l'impasto crudo ed era molto buono. Era. È buono, sì, ma questo è una sciccheria quando... Ma anche se fate una festa, invitate gli amici, un compleanno, voi fate un rustico e lo tagliate tutti a quadrozzi o a triangolini, ci fate una figuraccia, ci fate. Con la sfoglia però. Perché non ti sento con la sfoglia. Allora, con la sfoglia è mangiata. Quella volete tenere per la sera o il giorno dopo. La sfoglia poi comincia a prendere. Scusate, abbiamo un attimo. Chi è Mo? Si è unito? Aspettate. Non lo so. Chi è? James del Rosso sono io. Ah, Carmine, il ragazzo lo chef di Cosma. Ah, no, è scomparso. Ah, ok, no, scusate se vi ho interrotto. Quindi, allora, se tu la vuoi fare con la sfoglia, prendi un rotolo già preparato ai supermercati e se c'hai la teglia rotonda, la prendi rotonda. Se c'hai la teglia rettangolare, la prendi rettangolare. Mettiamo che ce l'hai rotonda, la metti sopra la teglia sul fondo, il bordo in fuori, ci sì. lo buchi un po', così non si fa la bolla, lo buchi con la forchetta il fondo, poi ci metti tutto quello che abbiamo messo noi qua. L'impasto. Se non ci vuoi mettere l'impasto, se non ci vuoi mettere la zucchina, non ce la metti, va bene? Okay. Poi con questo bordo lo rimetti un po' sopra l'impasto e ci fai come un anello intorno, come un anello, e lo
metti in forno, così, così. Ho capito, ho capito. Ah, la pasta sfoglia o la pasta brisè? Tutte e due vanno bene, tutte e due vanno bene. Tolgo dal forno la frittata? Vedi un po' com'è. Aspetta un altro po', aspetta, non sono passati 10 minuti. Ok, c'ho voglia di mangiarla. Però un po' falla intiepidire, se no ti bruci. Sì, sì. Anche perché mi sa che c'ha più sapore fredda. Sì, brava, brava. Eppure qua ci vuole un altro po'. A Fabio ci vuole un altro 10 minuti e arriviamo a mezz'ora, quasi a mezz'ora e 35 minuti, perché io ho messo i 25. Eh sì. E ci vorrebbero 35 minuti, perché a me le uova comunque erano grandi, le uova. Una cosa che dovevo dire, che poi magari scriverò, la ricotta non deve essere molto acquosa, deve essere una ricotta abbastanza asciutta per cucinare, perché se voi prendete la ricotta, quella che va bene per mangiare, basta, è più acquosa. E allora ci vuole un'ora a cuocere, capito Luca? Sì. Quando compri la ricotta per cucinare, la devi prendere bella soda, bella asciutta, perché sì, sennò dopo ti ricatta tanta acqua. Va bene. Comunque 3 uova, 4 etti di ricotta e 3 uova, per quante persone sono? Va, due persone. Se mangiate pure il primo solo quello, 2 persone. Se invece avete un primo, lo mangiate come secondo, allora anche 3 persone. Ok. Mi dispiace farti fa tardi. No. Morena. No, io sto pensando che mo la faccio stasera, perché pure io domani non ci sono e mo stavo pensando che quasi quasi la faccio. Sì, però la porto. Non è difficile. Dunque, qua ci si possono mettere le rape, i carciofi, gli spinaci, le zucchine. Io le melanzane non ci ho provato perché non mi sfinferava tanto. No, le rape sono buone, il mio piatto preferito, le cime di rape. Con le rape è un saporito che è buonissimo. Forse quelle che mi è piaciuto di più è con le rape. Ma tu con le rape poi come le fai nella padella? Le faccio strascinate, le faccio in padella, lo rifaccio, certamente non i fili lunghi. E ci metti l'aglio con le rape? Con le rape ci metto l'aglio, sì. E poi magari lo tolgo. E oppure se ce lo mette sana, prima di mettercelo le taglio e poi le metto nel composto. Stasera ve la mando pure io la foto della mia frittata. vediamo se esce, che poi è capace che me ne sono dimenticata le cose. Stavo guardando che la parete di Fabio è come il mio bicchiere, guarda là che bicchiere. Ah, il colore, sì. Sì, sì. Io mo ho alzato a 200 per far fare un po' prima. Ho alzato a 200. Avete capito perché la ricotta deve essere asciutta? Perché altrimenti non si cuoce mai. Sì, sì. Vabbè, dai, diamogli 5 minuti, dopo chiudiamo. C'è proprio un bel aspetto. Sì, sì. Se mi fai vedere la consistenza dopo, capito? Se mandi una foto con la consistenza, perché io quando vedo le cose con le uova mi fa... Non deve essere troppo spugnoso, perché sennò non mi piace. Il forno è preferibile, quello di una volta a gas
o quello elettrico? Ah, io qua io a casa mia o come a casa di Fabio elettrico. Ma è preferibile non è che c'è differenza, uno. Ma sono super giù uguale, uno basta che ci metta attenzione la prima volta, se si cuoce prima sa che si fa 5 minuti prima. Non è che c'è tanta differenza, perché comunque la cosa messa in forno si controlla in continuazione. Okay. Io non ci ho notato mai nessuna differenza tra a gas e al forno, su per giù è la stessa cosa. Ok. Certe volte mi sa che i forni di prima, secondo me, cuocevano pure meglio rispetto a quelli di mo. Sì. Allora, adesso è mezz'ora a Fabio, è mezz'ora. Io che faccio? Luca, a te quant'è? A me è l'una meno cinque, come avevamo stabilito. Quindi, a mezz'ora? All'una meno cinque, mezz'ora? Va bene. All'una meno cinque. All'una meno cinque. A meno cinque. Mezz'ora hai fatto, però un poco l'hai tenuto fuori, aspetta detto 3 minuti, va, perché un po' l'hai tenuto fuori. Gli altri speriamo che l'hanno fatto, che è venuto buono, che hanno rispettato la cottura, speriamo. La mezz'ora sicuramente l'avranno fatta, poi c'è da vedere se ci aveva bisogno di qualche minuto in più. Io adesso che faccio questo? Lo caccio, poi spengo il forno e ce lo lascio dentro, tanto loro non mangiano per adesso, deve tornare la bambina e tutto. Quindi si dà una rassodata, si dà una amalgamata. Faccio la stessa cosa io. Bravo. Sì, così si finisce ad asciugare un po' nel forno. Brava, asciugare, come quando si quindi, fa una... Quindi spegniamo quindi? Vogliamo spegnere? Spegniamo, dai. Ma lo riapriamo se vediamo che ancora da fare qualche minuto. Non ti ho fatto la corsa, Luca, eh? Così... Ma chiudi tu. Per me qualche minuto a Fabio deve ancora fare. Pochi minuti, ma deve ancora fare. A Fabio forse 5 minuti. Tu, Luca? A me è fatto. È fatto? Sì, va sì. Bene. Io invece a Fabio qualche minuto ce lo rimetto, perché così mi vedo un po' più dorato. Fammi vedere il tuo, che io ti ho fatto vedere il mio. Aspetta che fa l'eco, aspetta un attimo. Allora, aspetta, ti chiudo qua. Sai perché? Perché io ci ho messo mezzo chilo di ricotta, per cui ci mette un po' di più. Ci ho messo mezzo chilo di ricotta io. Tocca un po' col dito, vedi un po' se è troppo morbido. Com'è? Va bene? Penso che va bene. Sì. E che io ci ho messo molta ricotta, più ricotta ci ho messo. Allora, vabbè, allora mentre tu ti prepari la tavola, lascialo un po' in forno aperto. Cioè, forno chiuso con... Uh...
E tu se fai le rape sempre gli stessi affettati metti? Allora, oddio, ci sta che con le rape mettere anche la salsiccia. Infatti. Oh. Però l'inverno una volta tanto si può pure fare. Si fosse d'inverno sì, ci sta di più. D'estate molto. Beh. Però in fondo non si può fare l'estate perché le rape non si trovano adesso. È vero, sì, è vero. Va bene, allora preparati a mangiare sperando che sia buono, che ti piaccia. Io se viene bene è buonissimo, se viene bene. Poi gli ho spiegato pure come deve fare con la sfoglia, che non ci vuole niente. Si mette la sfoglia sul, sul piano, si buca, i bordi vanno sì, in sì, fuoco. Sì, 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 ho capito quello della sfoglia. Metto su sul fondo, buco, metto il ripieno. Ecco, e i poi bordi. Chiudo. I bordi ce li metti su, i bordi ce li metti esatto. E metti in forno. Quindi io perciò non l'ho fatto, perché in fondo è una cosa semplice, ma però se si porta per il giorno dopo è meno fragrante, capito? Ma sulla torta rustica potrei fare anche delle listarelle sopra? Se vuoi, sì, se ti vuoi divertire, sì. Un tocco artistico, Luca. Esatto. Delle roselline, dei cerchietti messi così, senza farlo accrostata. Fai dei dischetti e ce li metti. Naturalmente li devi spennellare con l'uovo. Sì. Se ci vuoi perdere tempo, con sto caldo, lo puoi anche fare. Visto che io c'è io ho una pazienza infinita. Bravo, allora puoi fare tutto nella vita. Allora l'hai cacciato, vero? Sì, stai in forno adesso, col forno spento. Tu mo fai qualche cosa, distrai, ti metti la tavola. Io adesso tra poco faccio i piatti, poi esco. Fallo riprendere un po', perché se no quello mangiato tiepido, freddo, dà più sapore, se no l'uovo ti scotti. Più tardi lo mangio. Bravo. Va bene. E allora non lo tenere in forno. Non lo tenere in forno per mezz'ora, perché dopo si secca. Tienicelo. Tra poco apri lo sportellone, è aperto. Ecco, bravo. Va bene. E tra un quarto d'ora lo cacci, tra 13-14 minuti lo cacci. Va bene. Perché sennò si può seccare troppo. Si può seccare troppo. Buon appetito. Ciao. Buon appetito. Ciao, buon appetito. Ciao. Io neanche lo mangio, more, perché io ho le uova, non le posso mangiare, quindi sto come te. Non va le bene, mangio. Grazie, perché io mi devo vedere che mi devo mangiare. Ti sono vicina, ti sono. Non grazie. Questo adesso spengo io per tutti. Ciao! Sì, ciao.